Due inchieste, una civile e una militare, sono state aperte dopo la tragedia che si è consumata martedì nei cieli di Guidonia. Un impatto tra due velivoli costato la vita a piloti esperti, Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, il primo nato a Taranto e vissuto in Basilicata, che ha modificato di fatto l'ordine del giorno della Commissione Difesa della Camera dei Deputati che si è riunita in mattinata. Tra i componenti, l'onorevole Giovanni Maiorano, che a margine dei lavori ha fornito ulteriori dettagli sul tragico incidente. L'unica certezza, ma pare che comunque ci siano delle testimonianze in merito, e che uno dei due piloti sia riuscito in un'ultima azione eroica ad evitare appunto la zona abitata, quindi precipitare in zona tra virgolette sicurezza, che ha portato purtroppo al loro estremo sacrificio. Non è scartata nessuna ipotesi, quindi tutto è al vaglio. Ci sono due inchieste, una civile e una militare, una dalla procura di Tivoli, l'altra dalla procura militare, che non scartando nessuna ipotesi, quindi adesso non ci possono essere nemmeno delle anticipazioni sull'accaduto. Il pilota, autore della manovra da manuale che ha consentito di evitare che la tragedia personale si trasformasse in una strage, pare sia proprio il tarantino Cipriano. Sì, informalmente pare che sia proprio l'aereo di Cipriani a fare questa manovra, sì, quindi vi confermo di sì. Ancora non è nulla di ufficiale, quindi ancora è tutto in fase di acquisizione informativa.